Treno sorpresa con la solita deviata dal binario pari ai binari dispari. Vediamo un po' cos'è, se è una bella tastiera viaggiante o qualcosa d'altro. Qui c'è una bella Vectron. Ah, tastiera viaggianti, bellissima, una bella tastiera viaggianti. E questi sono i treni che mi piacciono di più. In discesa verso Domodossola, per fare capire ai Notav che come nei paesi più civili dalle Alpi in poi come si rispetta l'ambiente. Pensate a questi camion sulla strada, quanto inquinamento creano. Polveri sottili, polveri di gomma, polveri di asfalto, polveri di freni. E invece il treno inquina. Per loro il treno inquina. Va bene, lasciamoli nei loro dogmi ideologici, che di ferrovia non sanno niente, eh? Però nei paesi più civili e culturalmente più avanzati sanno molto di più di questo popolo di idioti, non tutti logicamente si intende, eh? Non voglio generalizzare, eh? Comprese RFI, che logicamente in Italia c'è il business del trasporto su gomma, semplice. Questi convogli si possono fare anche da nord a sud Italia, tranquillamente, per le lunghe tratte, invece no. Si fa da Novara in Germania. Va bene, pazienza. Largo i camion, largo l'inquinamento che saranno una puttana il clima e chi pagherà saranno le generazioni future. Grazie della visione e buonanotte.